Stiamo atterrando sulla stretta pista di Sengo, ubicata nel folto della foresta. Risaliremo poi il fiume alla ricerca dei Korowai Asma, il popolo più primitivo della Terra. Penetrando sempre più nella giungla, avvistiamo le prime palafitte sugli alberi abbandonate dai Korowai. Questo popolo è nomade ed è quindi in continuo spostamento. Spostarsi nelle paludi è difficoltoso e problematico, spesso bisogna camminare sui tronchi precipitati che fungono da passerelle. Le rumatingi o case alte sono costruite sulla biforcazione di un grosso albero o su due tronchi e raggiungono un'altezza di circa 15 metri. La ragione di questa costruzione elevata va ricercata nell'esigenza di difendersi dagli insetti e nella necessità di controllare la zona circostante. Il villaggio, che sorge su una spianata reticolata di tronchi, è composto da 4-5 capanne. Si entra in casa per mezzo di una liana dentellata che viene ritratta durante la notte. Osservando queste costruzioni non possiamo confutare le teorie degli antropologi Ronald Clark e Philip Tobias, che sostengono che 3-5 milioni di anni fa ominidi vivevano e si spostavano sugli alberi della foresta. I Korowai, circa 60.000 individui, sono cacciatori-raccoglitori e la loro struttura sociale è organizzata in piccoli clan di indigeni che si spostano in continuazione nella foresta per non premere troppo sulla natura, che in questa parte del mondo non è stata di certo generosa. Sono poligami e praticano, come gli Indios e un tempo gli Inuit, l'infanticidio per necessità. Il cannibalismo rituale è ancora oggi in atto, al contrario di alcune tribù che divorano i corpi dei nemici per assorbirne le qualità ed entrare nel mondo dell'aldilà, i Korowai mangiano le mani e parti delle cosce del nemico in segno di dispregio. Il naso presenta due fori, all'interno dei quali vengono infilate spine di pesce. Il pene è avvolto in una foglia. La base